Si chiama James David Russell, ha 40 anni di età, sarebbe un cannibale dell'Idaho, Stati Uniti d'America, il quale avrebbe dapprima cucinato al microonde e poi mangiato delle parti del corpo di un uomo, un giardiniere che lavorava a casa dei genitori. L'uomo però è sano di mente e quindi potrà essere processato, infatti la perizia psichiatrica stabilita da parte del tribunale ha messo a verbale che l'uomo effettivamente parlando ci capisce e sa, diciamo così, quello che ha compiuto, quello che ha realizzato e l'atto di cannibalismo grave, ripeto, che ha letteralmente compiuto. Detenuto in una prigione della contea di Bonner, si presenterà, si paleserà alla corte come sospettato numero uno riguardante la fine del povero David Flaggett, un settantenne giardiniere che lavorava nella proprietà di famiglia, privato della vita, nei giorni in cui il quarantenne era in visita. È una storia questa che ha dell'incredibile. Un essere umano, un cannibale, mangia parti del corpo di un essere umano, li cucina al microonde senza paura e senza problemi di sorta. Negli Stati Uniti d'America non si parla d'altro di questo allucinante cannibale, il quale è riuscito a compiere un'azione del genere, andando contro natura. Dal narratore italiano di YouTube Italia è tutto, un saluto caro, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.